Capitolo 1. La scoperta a Las Vegas. Marco aveva sempre sognato di visitare Las Vegas, la città che non dorme mai, con le sue luci abbaglianti, i casinò che promettono fortune e spettacoli che catturano l'immaginazione. Era la pausa di cui aveva disperatamente bisogno dopo mesi di duro lavoro. La decisione di andarci da solo, però, era stata forzata. Claudia, sua moglie da 5 anni, aveva insistito che lui avesse bisogno di tempo per sé, mentre lei era sovraccarica di lavoro e non poteva allontanarsi. Il primo giorno a Las Vegas fu tutto ciò che Marco aveva immaginato. Si lanciò nell'esperienza con entusiasmo, esplorando i casinò, assistendo a spettacoli mozzafiato e godendosi la vivace vita notturna. Fu nel crepuscolo del suo secondo giorno, mentre vagava tra le slot machines e i tavoli da poker del famoso Bellagio, che il suo mondo iniziò a sgretolarsi. Lì, tra la folla, vide Claudia. Era radiosa, risata dopo risata, con un uomo che Marco non aveva mai visto prima. Il suo istinto iniziale fu quello di correre da lei, ma qualcosa lo fermò. C'era un'intimità tra Claudia e questo sconosciuto, una familiarità che gli strinse il cuore in una morsa gelida. Invece di confrontarli, Marco scelse di osservare. Seguì Claudia e l'uomo da una distanza prudente, il cuore pesante e la mente in tumulto. Vide loro condividere cene, risate e perfino un dolce bacio davanti alla fontana danzante. La realtà del tradimento di Claudia lo colpì con una forza devastante. Tornato in hotel, Marco passò una notte insonne, combattendo con il dolore e la confusione. Al mattino prese una decisione. Avrebbe affrontato Claudia, ma non lì. Voleva coglierla sulla tua casa, dove non avrebbe potuto negare la realtà del loro tradimento. Marco trascorse il volo di ritorno in una bolla di isolamento, circondato da passeggeri ignari della tempesta che infuriava dentro di lui. Ogni tanto la tentazione di affrontare Claudia con un messaggio o una chiamata lo assaliva, ma si trattenne. Voleva guardare negli occhi la verità, non vederla sfuggire dietro scuse pronunciate a distanza. Arrivato a casa, trovò l'appartamento vuoto, così come aveva sperato. Claudia era ancora a Las Vegas, presumibilmente con il suo amante. Marco usò quel tempo da solo per riflettere, non solo sul tradimento, ma su cosa avesse significato il loro matrimonio fino a quel momento. Aveva davvero conosciuto la donna con cui aveva condiviso la sua vita? Nelle ore successive elaborò un piano. Avrebbe atteso il ritorno di Claudia senza rivelare di essere tornato presto da Las Vegas. Installò alcune telecamere nascoste in casa, un atto che gli pesava sul cuore ma che sentiva necessario per affrontare la situazione con prove concrete. Voleva anche scoprire l'identità dell'uomo con cui era stata. Il giorno dopo, mentre esaminava le registrazioni, vide Claudia tornare a casa, sola. La sua espressione era pensierosa, ma non sembrava donna colpevole che si aspettava di vedere. Marco si chiese se stesse nascondendo bene il suo gioco o se fosse veramente inconsapevole del dolore che stava causando. Pochi giorni dopo, Marco raccolse abbastanza coraggio e informazioni per fare il prossimo passo. Aveva scoperto il nome dell'uomo, Andrea, attraverso una ricerca online basata su pochi dettagli che era riuscito a raccogliere da Claudia e le sue conversazioni telefoniche. Sorprendentemente, Andrea viveva nella stessa città, il che rendeva il confronto imminente sia inevitabile che terribilmente conveniente. La sera prima di confrontare Claudia, Marco si confrontò con un tumulto di emozioni. La rabbia, il senso di tradimento e una tristezza profonda si mescolavano con ricordi più dolci dei momenti felici che avevano condiviso. Era difficile accettare che quei ricordi fossero ora offuscati dalla realtà della loro situazione attuale. Con il cuore pesante, Marco pianificò di incontrare Andrea il giorno seguente, sperando di ottenere qualche risposta prima di affrontare Claudia. Voleva capire la natura della loro relazione. Andrea sapeva che Claudia era sposata? Era possibile che anche lui fosse una vittima in questa complicata rete di bugie? Il giorno dell'incontro con Andrea, Marco si sentiva come se stesse per affrontare il giudizio finale. Ogni passo verso il caffè dove avevano concordato di incontrarsi risuonava con un eco di incertezza. Si chiedeva se stesse facendo la cosa giusta, se ci fosse ancora qualcosa da salvare o se stesse semplicemente cercando chiusura. Andrea si rivelò essere l'opposto di ciò che Marco aveva immaginato. Era gentile, con un'aria di sincera preoccupazione, e sembrava completamente all'oscuro della vera situazione.
Quando Marco si presentò e iniziò a spiegare il motivo del loro incontro, l'espressione di Andrea passò da curiosa a scioccata. Era evidente che non aveva idea che Claudia fosse sposata. «Non sapevo. Non mi ha mai detto che era sposata», disse Andrea, la sua voce bassa, impregnata di dispiacere e confusione. «Pensavo che quello che avevamo fosse reale, che stessimo costruendo qualcosa insieme». Le parole di Andrea colpirono Marco con una forza inaspettata. Era chiaro che anche lui era stato manipolato, tirato in una situazione che non aveva cercato né desiderato. Discussero a lungo, condividendo storie e pezzi delle loro vite che erano stati intrecciati senza il loro consenso da Claudia. Fu in quel momento, seduti al tavolo di quel caffè, che entrambi capirono di essere vittime della stessa persona. Decisero che l'unica via d'uscita era allontanarsi da Claudia, liberarsi dalle sue menzogne e ricominciare. Per Andrea significava accettare la fine di una relazione che credeva fosse destinata a qualcosa di grande. Per Marco significava affrontare la fine del suo matrimonio e l'inizio di un percorso verso il recupero e forse un giorno verso la fiducia in un'altra persona. Dopo l'incontro con Andrea, Marco si sentì stranamente leggero. C'era ancora dolore, un dolore profondo che sapeva avrebbe impiegato tempo a guarire, ma c'era anche una sensazione di liberazione. Per la prima volta da quando aveva scoperto il tradimento, iniziò a pensare al futuro, a cosa avrebbe potuto portare ora che le catene del suo matrimonio erano state spezzate. Decise di non confrontare Claudia immediatamente. Aveva bisogno di tempo per mettere in ordine i suoi pensieri e decidere il miglior corso d'azione. Nei giorni che seguirono, Marco si immerse nel lavoro e nelle sue passioni, cercando di ricostruire se stesso e la sua vita pezzo dopo pezzo. Quando finalmente si sentì pronto, organizzò un incontro con Claudia. La conversazione fu intensa, carica di emozioni contrastanti. Marco espose ciò che aveva scoperto, le sue sensazioni e la decisione di separarsi. Claudia sembrò sorpresa dalla determinazione di Marco e provò a offrire spiegazioni. Ma era chiaro che tra loro si era aperto un abisso troppo ampio per essere colmato. La decisione di separarsi fu dolorosa, ma anche catartica. Marco capì che il processo di guarigione sarebbe stato lungo e complesso, ma sapeva anche che ora aveva una direzione. La fine del suo matrimonio non significava la fine della sua capacità di amare o di fidarsi di nuovo. Significava semplicemente che aveva chiuso un capitolo della sua vita che non gli apparteneva più. Nei mesi che seguirono, Marco si dedicò a riscoprire se stesso. Viaggiò, riprese vecchi hobby che aveva trascurato e iniziò a uscire con nuovi amici. Con il tempo, la ferita del tradimento iniziò a guarire, lasciando posto a nuove possibilità. Un giorno, mentre sedeva in un caffè, osservando la vita che si svolgeva intorno a lui, Marco si rese conto di quanto fosse cambiato. Non era più l'uomo ferito e tradito che aveva scoperto il tradimento a Las Vegas. Era diventato più forte, più resiliente e più aperto alle sorprese che la vita aveva in serbo per lui.